No. Ma secondo te, prendilo su, secondo te. Quindi, cioè, allora, non hanno inventato niente per quanto riguarda anche la pesca. Se noi prendiamo la fuzzola in alto, è una secca da pesca d'inglese, o sbaglio. Cioè, non è che hanno inventato, però, ti viene da dire, no? Dici, però, guarda, nel 1800, in Giappone, anche loro, senza sapere niente di quello che succedeva in Inghilterra o che succedeva in America, ci sono arrivati, ci si arriva tutti, per dire. Chiaro che, diciamo, sono i materiali che sono un po' diversi. Loro usano del materiale molto morbido, tiriamo via la prima. Comunque, la prima in alto, anche se da noi che va di più sono queste due, la Sakasa e la Jun, oppure la Oni, che è quella che vi ho fatto vedere prima, fatta con la fagiana, quella lì è per me una delle più micidiali che Sì, ma esistano. Leon ha uno spider. Ma sono gli spider, Un no? Ma non spider, no? allora, non si. Spider che Sì, costruiamo anche noi, allora, classico spider. Bartellini è Però loro famoso per quelli lì. Addirittura Bartellini ha scritto, cioè, è fatto un libro su quelle mosche qua. Quindi non si è inventato. In Inghilterra hanno fatto dei libri sulle soft tackle, o mi sbaglio. Cioè, ripeto, non si è inventato nulla. Però ti viene da dire, però, anche là, allora non erano proprio stupidi stupidi. Sono mosche dei tempi Sì, quelle sono mosche dei tempi, lì. sì. Sono mosche dei tempi, specialmente questa qua in fondo è una mosca dei tempi. Vai pure avanti. Ecco, questa qui, Ryuta Kebari. Allora, Ryuta cos'è? Allora, è un signore di Milano, si chiama Ryuto Kane, un architetto, un giapponese. E sicuramente qualcuno di voi se l'è visto pescare a Tenkara sul Trebbia. Perché le prime canne da Tenkara che si sono viste qua, diciamo, qui da noi, si sono viste tramite Ryuta. Ryuta veniva su con, non so se conoscete Giorgio Fattori. Conoscete Giorgio Fattori, quello che ha fatto il libro insieme a Balboa? Balboa lo conoscete? Ecco, allora, lui veniva a pescare in Trebbia insieme a Giorgio, nel Trebbia, a Tenkara, ma andiamo indietro 2008, 2000, prendete adesso se volete di quel materiale lì. Chiaramente è da fare, non dovete avvolgerlo così, proprio dovete mettervi lì a sfibrarlo appena 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 appena, e poi i filamenti lo usate da dubbing. Ah sì, sono a dieta, un po' lo posso Mani e fare. mani, da poi Sono a fare dieta. condiscere un po' da rason, perché sennò No, le bocca si è un po' zeve. Ascolta, beh, prescindere da quello. Allora, lui cosa ha fatto? Lui che è tencarista giapponese, ha preso, lì c'è tutto lo schema di montaggio. Quella lì, guardatela bene, è una mezza formica alata, un po' caddis fly. Lui ha preso un po' di tutto un po' e ha messo insieme quella mosca lì, si chiama Kebari, o quella mosca lì, no? Quindi imita un po' tutto, imita un po' tutto, imita la formica, imita una caddis. Lui pesca tutto l'anno, in tutti i posti dove va, solo con quella lì. Loro ce l'ha, eppure prende i pesci. Dopo, chiaramente a lui non gliene frega niente di prendere 50 pesci, cioè, capito? Lui è giapponese, lui è così. Lui pesca solo ed esclusivamente con quelle lì, non pesca con altre mosche. Cosa ha fatto di lì però? Il cervo, perché il cervo? Perché in Giappone veniva fatta una mosca che si chiamava Aragawa ed era fatta con del pelo di cervo. Allora lui ha ripreso 4-5 tipi di kebab giapponesi originali, tradizionali, li ha messi insieme per farsene una da solo. Per esempio, il cervo è quello dell'Aragawa, che è un tipo di mosca giapponese. Il corpo è di una formica, con cosa è fatto? È fatto col poliester. Poliester, quello che si prende dai cinesi. A fare i corpi su quello lì. Ci ha messo del gallo rosso, proprio lì ci ha fatto tutto lo schema. Se vedete cosa imita là in alto, provate a guardare. C'è una ninfa, una sedge, proprio si dovrebbe vederla su in alto. Sì, si vede, si vede. Imita praticamente, guarda là, vedi, imita tutti questi insetti, guarda. E l'ha fatta lui prendendo spunto da tre o quattro mosche che hanno fatto i maestri giapponesi. Questa qua, per esempio, ci ha messo il gallo rosso per ricordare una mosca del dottore Ishigaki. È un altro maestro giapponese di Tenkara. Adesso, per chi non lo conosce, adesso lo dico così. Questa
questo qua perché prende un po', diciamo, la ragawa, che è una mosca dove utilizzava il pelo di cervo, ma ripeto, non si è inventato nulla, assolutamente, però si è fatto una mosca che imita una formica, imita un po' la ninfa, perché fondamentalmente anche una ninfetta con le zampette, una sedge, perché questa qua è una sedge, quella di cima è formicone alato. Quindi lui ci ha tolto il problema di dire, sto mese schiude questo, prossimo mese schiude quello, prossimo mese schiude quello, con una mosca lui pesca tutta l'anno, ha risolto il problema. Lui pesca tutto l'anno, ha risolto il problema delle trote però. Ha risolto il problema della vita delle trote, perché? Che rimangono nell'acqua. Ci sta. La mosca è insieme, non è che... Sì, no, ma non è la mosca di siena. No, non sto dicendo quello. No, ma ho capito. Prende. Io già ho fatto più di un'uscita di pesca insieme con Ryuta e vi garantisco che è una macchina da guerra. No, non ho mica detto quello io. La bellezza di questa mosca è per il bianco perché ti aiuta a vederla dovunque. Poi se la fai vivere, sì. Io la uso sempre, facendola vibrare sott'acqua. Dopo ripeto, c'è... Lui come anche per esempio Sakakibara, quello che viene in Italia passa domani, lui pesca con quella che vi ho fatto vedere prima, lui pesca solo con quella lì. E anche in Italia, allora attenzione, avete visto su che ame montata, questo è l'amo più piccolo che usa perché le monta su degli ami del 6. Noi l'abbiamo visto in Brembo montare un affare del genere lunga così, che quando l'abbiamo visto ci siamo guardati in faccia tutti, perché un po' veniamo dalla PAM, un po', ma dove vai quelli con bagai chi? Messo su un pampagnone lungo così, giallo, con il corpo giallo fatto in poliester, con un bel anellone così di fagiana, fatto tre lanci, e poi c'è l'entrata perché ha detto, attenzione, ci siamo stati in attenzione, attenzione perché adesso prende il pesce, boom. Poi, era lì che doveva mangiare, era lì che era scappato di casa, però l'ha preso con un amo dell'8, addirittura usano degli ami del 6, ma proprio sono, calcolate che ho detto, laggiù c'hanno dei pesci così, Loro sono così, noi ci abbiamo il vizio. Se le costruiscono, evidentemente prendono. Noi ci siamo tutti, perché se non mangiano sul grosso, cosa facciamo? Tendiamo un attimino a calare. Se andiamo sul 24. No, non è seghe sulla gestualità. Loro ne frega il cazzo, loro partono. Partono in tromba con delle mosche dell'8, del 10, sì, del 12, ma in tutto il mondo. È come il karate, no? Fanno la mossa giusta e la mosca non c'è. Quando chiudeva la trotta da Londra, andavamo a pescare i temoli. Noi con le moschine del 30, arrivava il Valsesiano con su le sue belle mosche, e a tre lanci ci aveva i temoli in deva, e lui l'altra poi. Io ho avuto la fortuna di pescare con Andrea Scalvini, di vedere Arturo Pugno, anche pescare con Arturo Pugno. Loro pescano a risalire con le tre moschette e la sera poi a scendere pescano con il muscone. Scalvini è quello lì. Andrea Scalvini, eh? Quello della pesca mosca valsesiana che c'è al museo. Andrea Scalvini, non Salvini. Scalvini. È quello che fa anche i corsi su caccia e pesca. Eh? No, non è lui. Allora, Andrea avete mai visto? Pescano a scendere perché loro pescano a risalire. Poi a scuro riescono a scendere con queste canne per tirare la marmorata grossa. Avete mai visto? Si chiama muscun. L'avete mai visto pescare col muscun? Pescano con una fara grossa così, il corpo violaceo scuro, con delle piume grossissime, proprio riescono a scendere come pescare a mosca, in dragaggio, proprio a tirare diciamo, alle marmorate grosse della sesia. Me la vogliamo, perché lì ci vuole una bocca abbastanza. Lo so, e poi l'ho visto io con i miei occhi sul mastallone prendere una marmorata grossa, gli ha lasciato andare la canna. Attenzione, che loro hanno cacciato per le mosche. Gli ha lasciato andare la canna, gli ha detto non me ne frega niente. È andato in tana, ha fatto prendere la canna e è tirato fuori. Anche perché loro qui con la tencara peschi con del filo del 12-14, già 14 è già grosso. Loro dal 16 in su, con le moschette. 16, 18, 20. Quindi, lo so, però fanno così. I nodi. Allora, quello là in cima si chiama Lilian. Il Lilian è dove vanno dato, diciamo, la level line o la tapered line. Generalmente non andrebbe fatto un nodino del genere.
Allora, adesso ve la faccio vedere, attenzione al cimino perché va legato qua accanto. Questo si chiama Lilian. Sulla Tupperware ci va fatto la capiola perché c'è il nodino. Invece sulla level line è il secondo nodo, viene fatto lo scorsoio. Dopo eventualmente ve lo faccio vedere e si viene, praticamente viene ad abbracciare, diciamo, il Lilian in quella maniera qua. Attenzione alla punta perché la bassa va bene a canna. Questo qua è Lilian. L'avete già visto? Questo qua praticamente deve abbracciarsi con un po' lo scorsoio e se si spara, praticamente lo dovrei tirare per la braccia quella maniera qua. Sì, quella è l'anello che lo uso per fare le mani. In base dove ti trovi, le prime volte, si chiama Lilian, ma è un po' logico che anche qui devi imparare un po' lo stesso. Puoi farsi anche perché viene la pesca mosca, la difficoltà tra virgolette.